rosso, l'abbiamo già letto, non mi ricordo. Il giallo, il rosa, cosa simboleggia? La pietra rosa, l'arancione. Leggiamo. Allora, mi è stato chiesto di leggere il colore azzurro, Laura mi sembra, e l'altra ragazza, Antonella, gli piace il viola, non mi ricordo, scusate, sono sbagliato i nomi. Allora, scegliere il colore dei cristalli, il cristallo. Azzurro, se vi piace l'azzurro, se scegliete cristalli azzurri, vuol dire che l'azzurro, colore dello spettro della luce situato tra il verde e l'indaco, simboleggia la comunicazione attraverso la creatività. È abbinato al quinto chakra, perché tutti questi cristalli sono abbinati a vari chakra. Ai vari chakra. I cristalli azzurri abbassano la pressione del sangue, trasmettono a chi li porta armonia e idealismo, calmano smorzando le tensioni, rendono capaci di aprirsi agli altri, aiutano la meditazione, figo, e le capacità diplomatiche, conciliano il sonno, fighissimo, stimolano la lealtà. Chi sceglie l'azzurro ha un atteggiamento armonioso e conciliante verso ambienti e persone. Ha fiducia in se stesso o in se stessa e il mondo esterno non lo soddisfa, e se il mondo esterno non lo soddisfa pienamente, trova appagamento nell'arte o nelle proprie risorse psichiche. Sa riflettere prima e dopo, sa fare tesoro delle esperienze, stringe rapporti affettivi molto profondi anche dal punto di vista psichico. Psichico. Poi, chi rifiuta l'azzurro è poco tollerante, poco adattabile, reagisce con ostilità e chiusura alle situazioni sgradevoli o poco gratificanti, può diventare aggressivo e irascibile e se non riesce a scaricare la tensione può autocommiserarsi. I vicini. Autocommiserarsi. Non sa stare con se stesso, tende a ripetere gli errori. Leggiamo il blu e il viola anche. Allora, il blu simboleggia armonia, equilibrio e calma. I cristalli blu rilassano, riposano, portano equilibrio nelle emozioni, danno attaccamento alle tradizioni, conferiscono disponibilità a rispettare le regole, infondono sensibilità. Sensibilità. Scusate, i vicini mi danno fastidio. Conferiscono disponibilità, ok. Quindi vulnerabilità, normalizzano il battito cardiaco e la pressione sanguigna, smorzano l'ansia. Servirebbe a me la pietra blu. Chi sceglie il blu, blu scuro, è una persona di sentimenti profondi, calma, capace di equilibrio interiore, idealista e crede nella lealtà. Lealtà. Nella dedizione. È attaccata alle tradizioni e sente il collegamento con il passato. Rifugge dagli ambienti stressanti e dalle persone irascibili. Chi rifiuta il blu invece è ansioso e si sente poco apprezzato. Avrebbe voglia di fuggire situazioni che non lo gratificano. Ha bisogno di tagliare con ambienti che gli tolgono armonia interiore ed equilibrio. È depresso. Poi non si sa se sia vero tutto quello che scrivono, però io ve lo leggo. Spero che vi interessi. Il colore viola è il colore situato all'altra estremità dello spettro della luce rispetto al rosso. Mi sembra che il rosso l'abbiamo già letto l'altra volta, non mi ricordo. Simboleggia la ricerca di fusione, fusione, la capacità di identificazione con gli altri. È abbinato al settimo chakra, i cristalli viola come l'ametista. Come del resto anche quelli fucsia accentuano il lato emotivo delle persone, della persona che sceglie questo cristallo viola, e talvolta possono renderla fragile, conferiscono un forte desiderio di unione fisica ed emotiva con chi si ama. Stimolano la sensibilità e la fantasia e dall'altro lato combattono l'autocontrollo e gli eccessi di razionalità.
Invece chi rifiuta il viola è diffidente e ipercritico, non si fida delle emozioni e preferisce la logica e la razionalità. È molto suscettibile. Suscettibile. Leggiamo altri colori, tipo il verde, colore dello spettro della luce situato fra il giallo e l'azzurro, simboleggia la conoscenza superiore e la perseveranza. È abbinato al quarto chakra. I cristalli verdi infondono equilibrio, armonia, compassione. Hanno effetto calmante, trasmettono amore per la natura e la terra, favoriscono l'adesione alle leggi naturali e il rispetto delle tradizioni, danno lucidità di giudizio, grandezza d'animo e senso di giustizia. Conferiscono tenacia, volontà, perseveranza, ma alimentano anche resistenza ai cambiamenti. Resistenza ai cambiamenti. Tensione fra la quiete del blu e l'energia attiva del giallo. Rappresentano l'energia accumulata, non ancora manifestata. Portano autocontrollo, talvolta anche eccessivo egocentrismo, un certo qual bisogno di dominare gli eventi e le persone. Non mi piace. Chi sceglie il verde come pietra tende a sentirsi superiore agli altri. Desidera fare bella impressione, non accetta di cambiare e adattarsi agli altri perché si sente il migliore, è conservatore e abitudinario per bisogno di sicurezza. Poi cosa leggiamo? Qualche altro cristallo, qualche altro colore, vediamo un po', c'è il rosa, giallo e l'arancione. Il colore scelto, il colore rifiutato. Analizzate le vostre tendenze di base, per esempio, non ho nemmeno un oggetto rosso e il rosso non mi piace proprio, ho le tendenze del momento, per esempio, chissà perché in questo periodo sono attratto dalle cose rosse. Leggete le corrispondenze del colore che scegliete o rifiutate e scoprirete alcune vostre caratteristiche o lo stato d'animo in cui vi trovate in un certo momento. Questo libro dovete comprarlo tutti. Questo vi può essere utile per prendere provvedimenti, per esempio, nel lavoro non riesco a farmi valere, godo di stima e fiducia, ma non ho alcun potere. Ebbene, circondandomi di oggetti rossi e indossando cristalli rossi, posso infondere in me quella voglia di vincere che mi manca. Io non ho nessun cristallo a casa, purtroppo. Sì, forse una collanina piccola con l'ametista e basta, ma vorrei proprio una trusa di ametista, mi piacerebbe averla. Amo la gente, sono capace di profondità di sentimenti, ma sono riservata e calma e sembro distaccata. Il mio colore preferito è il blu. Esempio, se abbino questo colore al rosa, il blu al rosa, comunico l'amore per gli altri. Se lo abbino il blu all'arancione, smorzo la sensazione di distacco. Se lo abbino al rosso, il blu, incuriosisco gli altri con i due messaggi contrastanti di energia attiva e di calma interiore. Bello. Interessante, sarebbe da leggere tutto questo libro, tutte le pagine, però sarebbero 18 video lunghissimi solo su questo libro dei cristalli. Non so se interessa fare 20 video solo su questo libro, insomma, non mi sembra il caso. Però è molto interessante questo libro, ragazzi. Grazie, Charlie, che me l'hai regalato. Valentina Peggio è la scrittrice Cristalli per il benessere del corpo e della mente del vecchi. Manuali, l'utilizzo curativo, energetico e rituale dei cristalli è una sapienza antica che aiuta a ritrovare il benessere psichico e fisico e a dissolvere i nostri blocchi energetici. Questo volume è una guida completa alla scelta del cristallo che meglio soddisfa le nostre esigenze fisiche ed esistenziali. Io vi leggo ancora due colori e poi ci vediamo in un altro video, ok? Allora, leggiamo il rosa. Simboleggia la capacità di dare e ricevere amore, il cristallo rosa, i cristalli rosa. I cristalli rosa conferiscono la capacità di amare con passione e di fare dono di sé, aumentano l'intuito femminile e consentono ai maschi di capire meglio le donne. Allora,
alleggeriscono la mente, rendono capaci di aprirsi agli altri, di dare e perdonare, esprimono il bisogno di dare e ricevere tenerezza. Bello. Chi sceglie la pietra rosa è capace di grandi passioni, temperate dall'abnegazione, dal desiderio di comprendere l'altro. Sa capire oltre che amare, sa dare, ma ha bisogno anche di ricevere. Predilige ambienti e persone morbidi, tra virgolette, entra in contatto con le cose prevalentemente attraverso i sensi. Chi rifiuta il rosa teme di mostrare la propria fragilità, di essere ferito, non manifesta la tenerezza per antiche ferite o è veramente arido. Diffida delle sfumature della sensualità, preferendo la limpidezza della ragione. Bello. È fighissimo. Lo leggiamo in rosso, lo leggiamo di nuovo, anche se forse l'ho già letto. Rosso simboleggia il sangue, l'energia vitale, sia mentale sia fisica, è abbinato al primo chakra. I cristalli rossi combattono la passività e infondono vitalità psichica che si esprime fisicamente. Aiutano l'estroversione, incoraggiano e aumentano la forza di volontà, stimolano tutto il corpo perché influiscono in modo positivo sul battito cardiaco e sulla pressione. Accelerano i ritmi vitali, rendono passionali, rafforzano l'autostima. Mi serve, allora mi serve la fiducia in se stessi, la capacità di farsi valere, l'istinto di sopravvivenza. Stimolano la creatività. Chi sceglie il rosso ha voglia di vincere, desidera il potere, è energico e audace, ama muoversi e mettersi in competizione con gli altri, ma anche con se stesso. Per esempio, cambiando hobby, gli piace far colpo sugli altri. Ha come difetti l'irascibilità, l'irrequietezza e la presunzione. Chi rifiuta il rosso è nervoso e tendenzialmente o al momento stanco, si sente incapace di affrontare le sfide della vita, preferisce mettersi in secondo piano, lasciare il palcoscenico ad altri, è introverso e tende a rifugiarsi nella ripetizione di ciò che conosce, senza tentare strade nuove. E poi il giallo, diciamo il giallo, c'è anche l'arancione, ma vabbè, li sto leggendo tutti. Se volete che leggiamo altre cose di questo libro, fatemi sapere perché ci sono un sacco di cose da leggere ancora, ma non so se vi interessa, non posso leggere tutto il libro. Però, Serpentino, Occhio di Falco, Pietra di Sole, Pirite, Malachite, Azzurrite, Giada, tutte le pietre, Berillo, Avventurina, Ambra, Acquamarina, proprietà dei cristalli, curarsi con i cristalli, caratteristiche dei cristalli, come programmare i cristalli, scelta, pulizia e programmazione, tutti i segni zodiacali legati ai cristalli, forse li ho già letti, qualcuno l'ho già letto, Mercurio, segni zodiacali e cristalli, 10 pianeti, sole, luna, grigio, nero, bianco, ci sono altri colori anche, non li ho letti tutti, viola l'ho letto, blu l'ho letto, leggo ancora, vabbè, il giallo, l'arancione e il marrone li ho lasciati, anche il nero e il bianco non li ho letti. Leggiamo il giallo e poi vi saluto. Simboleggia la luce solare, la conoscenza appresa, l'energia intellettuale e nervosa, è abbinato al terzo chakra. I cristalli gialli regolano i nervi, il battito cardiaco e la pressione. A chi piace il giallo? Influenzano positivamente l'io superiore. Scusate, non so neanche leggere. Io superiore, agiscono sulla digestione, sul fegato, sulla milza e sulla vescica, combattono la malinconia, i cristalli gialli, favoriscono la capacità di concentrazione, conferiscono estroversione, amore per le novità, immaginazione fervida. Chi sceglie il giallo ha una vitalità che si manifesta però con alti e bassi. Fervore di idee e attività seguito da cambiamenti repentini di rotta. Si aspetta grandi cose dal futuro, sa individuare le vie d'uscita, ama fare nuove esperienze, con rischio di superficialità, cerca la stima e l'applauso e si prodiga per ottenerli. Non sopporta di sentirsi isolato. Chi rifiuta il giallo dice:
questo libro dice, è deluso nelle sue aspettative, si sente poco apprezzato dagli altri, non ha molta fiducia in sé. Può anche essere una persona che ha bisogno di ricaricare le energie, che tende a consumare facilmente, di ritrovare la calma interiore e la fiducia in se stesso. Bello, 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 bello. Bellissimo, grazie Charlie che mi hai regalato questo libro meraviglioso. Compratelo anche voi. Pubblicità occulta. Comprate anche voi questo libro perché è stupendo, 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 fantastico. Veramente meraviglioso. Facciamo un po' di tapping e vi saluto. Che quando cresceranno le unghie lo faccio. Ne ho già fatti tanti di video di tapping. Adesso ho le unghie corte. C'è un sole pazzesco oggi, ragazzi. Una giornata bellissima da andare in montagna, a camminare, in mezzo ai boschi. Io faccio i video per voi. Spero che stiate tutti bene. Vi auguro una buona notte, una buona giornata. Ci vediamo presto in un altro video. Spero che questo fluffy slime, non slime, che non è uno slime, questo fluffy mic microphone vi piaccia e che si senta. È un regalo di Maddalena questo microfono. Grazie Maddalena. Sulla carta è bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo, stupendo, meraviglioso. Adoro il tapping sulla carta e cartone. Ciao a tutti, dolcezze, ciao, ciao a tutti, dolcezze, dolcezze.